Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 10, episodio 112. Oggi parleremo del libro bianco UE di Juncker, è una puttanata inutile ed inefficace. Sì, dunque, il post che ha avuto parecchio successo di recente non proviene dal blog Mio Radar, ma viene dalla Freccia della Storia, che appunto, come vi ho detto, è un blog dove ci posso di rado qualche cosa, ma è prevalentemente dedicato alla misurazione della World War III Roadmap Theory, andando a cercare e ponendo in serie e catalogando eventi sentinella, quindi Early Warning Signal. Se siete interessati a questa bloggata, il link lo trovate in descrizione. Dunque, il libro bianco UE di Juncker è una puttanata inutile. Ecco, l'Unione Europea ebbe a sfornare un topolino, anzi un aborto. Quindi a leggere questo documento, il link lo trovate in descrizione della mia bloggata, ecco, venne i brividi e c'è da chiedersi cosa avevano nella testa i politici dell'Unione Europea. Dunque, vediamo rapidamente cosa c'era nel libro bianco di Juncker. Lo scenario avanti così, ecco, lo scenario avanti così non era già plausibile e non si capiva perché l'avevano messo nel dossier. Se c'era una cosa che era chiara a tutti all'epoca, quando fu fatta, diciamo, questo libro bianco di Juncker, che se non mi ricordo male, vediamo se trovo la data della bloggata, è del marzo del 2017, ecco, era già chiaro che avanti così la Confederazione UE non poteva andare. All'epoca c'era già la crisi in Ucraina, che era stata inventata da Obama, il cui braccio operativo della NATO si era intromesso facendo politica estera in Europa, perché la UE era latitante e non aveva una propria politica estera. Non era possibile andare avanti così in Europa. La politica estera dell'Europa la doveva fare l'Europa, non gli Stati Uniti, e nemmeno i 28 nani mezze seghe, scusate, ecco, l'offesa involontaria alle persone di molto bassa statura. Dunque, e quindi questa, diciamo, bloggata ha avuto parecchio successo, perché poi la crisi ucraina ebbe a riverberarsi, a ridetonare dopo, successivamente, la presidenza Trump e con il ritorno dei democratici con Biden, di cui nel 2022 in Europa da gennaio ci pupiamo tutte queste belle cosine. Dunque, la sempre del libro bianco di Juncker, che è una puttanata inutile, all'epoca io l'avevo letto, era il marzo del 10 marzo 2017, tanto per fare le date. C'era poi, veniva proposto nel libro bianco di Juncker, lo scenario solo mercato unico. Ecco, questo scenario non era plausibile e quindi non si capisce perché ce l'avevano messo. La Gran Bretagna aveva preso la via della Brexit proprio perché questo scenario, voleva solamente questo scenario, non avendo la Gran Bretagna mai avuto l'euro e nessun interesse a forgiare un esercito europeo. Ma per fare un esercito europeo serve prima un decisore politico, quindi da un'Unione Europea, che è una confederazione di stati nazionali, si doveva trasformare in una federazione come gli Stati Uniti d'America, per intendersi, in cui ci sono tanti stati nazionali che si sono raggruppati in una federazione e c'è un governo federale, per cui nei confronti dell'esterno, dei paesi del resto del mondo, gli Stati Uniti sono un blocco unico e c'è, diciamo, l'usarmi, la marina militare, l'aviazione, i marines e varianti federali, però all'interno ogni stato, diciamo, fa un po' come cazzo gli pare. E quindi lo scenario del mercato unico, ecco, non era possibile, diciamo, proporlo, perché appunto la Gran Bretagna all'epoca era già sulla via della Brexit.
Lo scenario del solo mercato unico implicava l'abolizione dell'euro, che equivaleva alla levata di scudi protezionistici, quindi dazi e contingentamenti. Per chi se lo ricorda, prima dell'euro c'era l'ECU e prima dell'ECU c'era il serpentone appunto monetario, che era stato inventato per comprimere i rischi di cambio. Quindi, togliendo l'euro e togliendo anche la valuta virtuale dell'ECU, si ritorna alle monete locali con i rischi di cambio. Ecco, e quindi di conseguenza lo scenario del solo mercato unico non si capisce perché nel 2017 gli imbecilli che hanno scritto il libro bianco dell'Unione Europea ce l'abbiano messo. Bah, forse abbiamo bevuto troppo whisky. Ecco, gli altri scenari non parlano di un esercito federale europeo e di una politica estera comune, con relativa soppressione dei relativi dicasteri dei paesi europei. Ma tutti gli altri scenari delirano di un raddoppio dei comandi, entrando in conflitto con la NATO e moltiplicando i costi di struttura per l'headquarters, senza alcun impatto degli arruolamenti ed equipaggiamenti che resteranno in testa alle stati-nazione, perché l'Unione Europea è una confederazione di stati, mentre è una cosa diversa, se, come ad esempio gli Stati Uniti, che è una federazione. Ecco. Cosa vi posso dire? Se siete interessati a questi temi, che sono modernissimi, dato che sia l'ultimissima stronzata dell'esercito europeo e roba varia con 5.000 persone, che poi se vai a vedere gli arruolamenti e gli equipaggiamenti e la tecnologia restano sempre in capo agli stati nazionali, quindi sono tutte putanate. Che cosa vi posso dire? Ecco, il debito pubblico italiano era stato fatto dall'Italia e doveva essere pagato dall'Italia, non dai tedeschi e dagli europei. Cosa che invece tutti gli italiani fino a, hanno sempre tentato di spalmarlo sul gruppone europeo, bloccando la evoluzione dell'Unione Europea da confederazione a federazione. Lo stato sociale in Europa c'è già ed è declinato in vario modo nei paesi europei a seconda della propria economia, della propria storia e tradizione locale e politica. Non ha senso creare un welfare state europeo, dato che il welfare state c'è già nei paesi europei. Che cosa hanno fatto gli italiani, il PD, la sinistra, la destra, un po' tutti? Ecco, hanno cercato di fare il welfare europeo bloccando la evoluzione dell'Unione Europea, che è una confederazione, in federazione, e quindi nasce degli Stati Uniti d'Europa. Quello che manca in Europa è uno Stato federale, quindi la conversione dell'Unione Europea, che è una confederazione, in Stati Uniti d'Europa, che sarebbe uno Stato federale. Uno Stato federale modellato sulle linee di uno Stato liberale, ossia che si occupi solo di difesa e politica estera, con conseguenti politiche fiscali. In tal modo sparirebbero le forze armate dei vari Stati europei, ci sarebbe un'unica divisa europea. Come oggi, invece mentre oggi diciamo, ne esistono 27 divise diverse. Ecco, nessuno degli scenari proposti da Juncker punta ad ottenere questo obiettivo, quindi la trasformazione da confederazione UE a una federazione europea, quindi Stati Uniti d'Europa. Anche perché, per chi non lo sapesse, il bilancio dei fondi europei, che hanno diciamo spese europee, sono già diciamo all'interno del dominio del Parlamento europeo. Quindi quello che manca a livello federale, ho già detto, è una politica di difesa e una politica estera. Ma per fare la politica estera si devono sopprimere le 28 nani mezze seghe ministri degli esteri degli stati nazionali, e ci deve essere un esercito europeo, quindi esercito europeo non creato dagli stati nazionali, con arruolamenti e acquisto di tecnologia in capo agli stati nazionali, ma dentro il bilancio dell'Unione Europea, con quindi sarebbe trasformato in Stati Uniti d'Europa e quindi con tasse e imposte federali. Ecco, e quindi si capisce da il caso diciamo del quello che già hanno ritirato fuori attualmente la turbocata dell'esercito europeo, in realtà ricalca quanto è stato fatto in Unified Protector, che è il caso della missione che però diciamo comportò una
contrasto sull'uso, diciamo, delle risorse militari europee che appunto sono in capo agli stati nazionali, mentre in una federazione europea con gli Stati Uniti d'Europa le risorse militari, gli assets militari sarebbero direttamente sotto il comando di un esercito europeo. Ecco, una bloggata che è modernissima ad oggi e che pure è stata scritta nel 10 marzo del 2017. Se siete interessati a vedere le puttanate che continuano a essere fatte in Unione Europea, che vengono spacciate dai nostri politici italiani ladri e stupidi, ecco, andate a cliccare sulla bloggata. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.